E buon salve a tutti quanti e bentornati in questo mio nuovo video. Allora, come potete vedere dalla location, oggi sono già in macchina. Oggi nello specifico andremo a Mestre. Comunque, dato che sono già in macchina, non perdiamo tempo e partiamo. Ma prima, dato che sto leggermente a secco, come potete vedere, facciamo un po' di benza. Altri 20 euro di benzina sono andati. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo finalmente a Mestre, anche perché sono quasi le 3. Come vedete, non sono più nella mia macchina, perché mentre stavo andando a Mestre mi arriva una chiamata. Era l'Alessia. Mi fa, vuoi che andiamo a Trieste? Gli faccio, va bene. Quindi adesso stiamo andando in Friuli. In compagnia, Ale. Fa strano così a casa, ho fatto anche 20 euro di benzina, va bene, scialla. Comunque vabbè, a questo punto ci vediamo a Trieste. Ragazzi, cambio di programma, non siamo più andati a Trieste, ma siamo andati a Jesolo. Siamo arrivati comunque. Forse dopo andiamo anche a vedere cos'è. In teoria dopo dovremo andare anche in un castello, così faccio vedere bene la vista di tutto. A 50.000 like torno e mi tuffo con questo mare, del tipo che sarebbe l'ultimo video. Comunque ripeto, ci dovremmo fare una passeggiata nella strada qua principale che costeggia la costa. Eccola qua, la comparsa! Colei che ha invitato lei, che ha invitato me a venire qui. Oh, comunque è tutto a caso. Ciao mamma, non so come, ma sono a Trieste. E poi guardate qua che bel cielo che c'è, madonna. Non so se si vede, ma sono tutti i riflessi che battono sul mare. Se avessi il grandangolo si vedrebbe ancora meglio. Siamo arrivati, non so dove, in un giardino. Ci sono belle fontane qua. Qua in teoria c'è un museo, però non ho capito cosa. Marcello Dubovic, una roba del genere. Ho letto appena adesso dentro per la porta. Però è figo, guardate, che bello. La bandiera dell'Italia, viva l'Italia. Guardate la differenza tra là e qua. C'è proprio differenza di tonalità. Bianco sporco e bianco bianco. C'è la terrazza con la fantastica vista mare. Voilà. Ma là c'era tipo l'attracco per le navi, barche, penso. Appunto, là c'è l'attracco per le barche, qua ci sono due modelle che si vogliono fare le foto. C'è una che si vuole fare le foto e l'altra che si usa. Ah, ok, a posto. E uno che chiede, ma perché sto facendo sta roba? Ma foto da diva, tu che sei fotografo, com'è? Vediamo qua, descrizione. E tu? Prendi la mano. Incrociate la mano. Oh, tipo non la è mia morosa. No, così. Ah, la mano sugli occhi, che la stai uccidendo. Sì, siete morose, ma voi non lo sapete ancora. Poi 20 minuti per fare una fottuta foto. Ragazzi, tuffetto. Guarda, siamo in quattro, uno per fontana. Ma guardate che bel sottoportico. Tutto geometrico, tutte le linee che portano in un solo punto. Stavo pensando che guardandolo per di qua è brutto, perché c'è la stessa via là che è più bassa, quindi dovremmo vederlo dalla parte opposta. Dovremmo metterci in fondo da dove c'è quella statua là. Ok, siamo arrivati alla statua, che non so di cosa sia. C'è soltanto uno col birillo di fuori. E da qui in teoria si vede bene la geometria, però non mi convince ancora, perché tipo, se vedete dove c'è lo stacco, finisce l'ombra. Cioè, si vede secondo me che è più alto di là comunque, boh. Diciamo che pensavo meglio. Ma che poi di cos'è sta roba? Non ho la più pallida idea di cosa sia. Comunque qua, boh, non so, cioè siamo passati da mare, montagna, adesso siamo in un giardino, non so, con le ninfe. Però è pratico sto giardino comunque. Di fianco ai vasi. Te sei quella trasgressiva. Poi qua c'è un plinto. Cioè, c'è un sacco di fiori, che c'è una serra tipo. Ed ecco qua il porto. Oh, non ti verrebbe comunque voglia di uscire in barca? Non dirmelo. Ma cos'è una serra sta roba? Ok, ragazzi, non si vede, ma tipo quelli là sono tutte, in teoria dovrebbero essere tutte persone che sono lì per una
lotta contro il free plastic, contro la plastica, e sono là in partenza per fare una gara di nuoto. I manifesti appunto li hanno lasciati a riva perché sennò rischiavano di affondare, anche perché dopo, essendo di carta, si rovinavano tutti, quindi logicamente li hanno lasciati a riva e lì si stanno preparando e andranno direttamente in Croazia. Grazie dalla regia. Perché non vai anche te lì a raggiungerli a nuoto? Freddo. Perché poi dentro lì hai tutti i cartelloni pubblicitari, dentro la felpa poi affonderesti effettivamente. Sì. Immaginate la scena se questo qui cadesse giù. Mannaggia, comunque non abbiamo neanche trovato la bora. Non siamo neanche in pericolo di svolare via. Se no Alessia, per te sarebbe stato un grosso problema. Già. Prima eravamo qua, sopra l'Alessia. Siamo scesi per i gradini e siamo arrivati qua. Ma guarda che bella. C'è tipo un masso attaccato alla parete, al muro. Com'è possibile che sia là? Cioè, vuol dire che... Come fa a essere là quella roba là? Allora, dopo un lungo tempo di sofferenza nel trovare parcheggio, siamo arrivati in centro Trieste, che poi in realtà me la immaginavo molto, ma molto, molto più piccola e meno incasinata. Cioè, una metropoli, veramente. Ci aveva messo mezz'ora a trovare parcheggio, una roba assurda. E adesso stiamo andando a cercare un posto per mangiare, perché ormai sono fatte anche le 7:30, meno 7:45, di conseguenza si è fatta anche una scelta. Comunque, in tutto questo non l'avevo neanche mai detto nel video, è la prima volta che vengo a Trieste, non c'ero mai venuto. Stiamo andando su un posto e abbiamo trovato tipo una sottospecie di panino a te che si chiama Mastro Birraio, che è tipo 500 metri da qua. Poi in realtà non è neanche detto che ci sia posto, quindi andiamo là un po' alla cieca. Però c'è un putiferio di gente, cioè è strapieno, cioè veramente sembra una metropoli, cioè mi sembra di essere a Milano. Ma siamo arrivati a Roma, Anfiteatro Romano. Ma comunque è figata, è bella sta città, perché comunque si intrecciano sia robe vecchie, quindi strutture appunto tipo questo anfiteatro qua, strutture vecchie, sia strutture nuove tipo questa qua. C'è tanta gente e tantissimo traffico. Adesso, come se non bastasse, sta iniziando anche a piovere. Che rottura di palle. Speriamo che sia libero quel posto là, così almeno stiamo a coperto. Ma forse effettivamente è meglio se mi tiro sul cappuccio. Ma guardate voi, stiamo navigando senza meta da 10 giorni. Abbiamo fame, non c'è cibo. Sì, la sotto la tettoia, la capanna. Abbiamo tentato di andare su quel posto là che vi dicevo prima, solo che era tutto pieno. Abbiamo cambiato posto, adesso siamo andati su tipo una pizzeria, questa. E dato che ci hanno detto che c'era da aspettare tipo una ventina di minuti, intanto ci hanno dato del prosecco, quindi stonks. E adesso aspettiamo, in teoria ci dovrebbe portare anche dei panzerotti, non so come li mangiamo, però vabbè, aspettiamo. Allora, sono le 20 alle 10, cazzo, ho appena guardato l'ora. Siamo appena usciti dalla pizzeria, abbiamo mangiato come... ho mangiato un sacco. Adesso stiamo andando verso la macchina. Stiamo passando per la piazza principale. Se riesco a vedere prima che si scarichi il telefono, dato che ce l'ho al 4%, vi faccio vedere il palazzo. È una figata assurda. Alla sera. Ma guarda che bello, cazzo. Considerando che sotto ogni balcone c'è una luce che punta verso l'alto, fa questo effetto di luce che è strabello. Comunque adesso andiamo verso la macchina, anche perché, ripeto, è tardi. Io ho appena guardato Google Maps e mi segna che ho 3 ore di strada, cioè che da qua arrivare a casa mia sono 3 ore di strada. E quindi bella lì, bella per il viaggio. Ecco, adesso si vede bene. Guardate qua ragazzi, abbiamo addirittura beccato un concerto in live. No, assembramenti, no, assembramenti. Bene ragazzi, dai, potevo andare anche peggio, perché sono arrivato, come appunto state vedendo, sto salendo dalla mia bella macchinetta, di conseguenza sono arrivato a Mestre, non è neanche mezzanotte, quindi di conseguenza per mezzanotte e un quarto dovrei essere a casa. Per cui sì, pensavo poteva andare peggio. Quindi di conseguenza poter dire che non mi è andata neanche male. Comunque adesso vado direttamente a casa e ci vediamo lì. E bene ragazzi, allora sono arrivato a casa. Sì, beh, direi che sono anche arrivato da un bel pezzo a casa, perché infatti questo video qui è stato girato, sì, dico questo qui perché lo sto finendo di montare, è stato girato il 5 ottobre 2020, e oggi siamo il 10 aprile 2021, quindi circa mezzo anno fa. Però comunque, se siete arrivati a questo punto del video, vi invito a lasciare un bel like qui sotto, condividere il video con amici e parenti, chi più ne ha più ne metta, lasciate un commentino se volete che vi porti altri video del genere, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi contenuti, ed infine, ma cosa assolutamente non meno importante, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!